Diani, alla vigilia della partita di Pineto, intanto c'è una novità, è stato confermato tutto il suo staff e quindi ripartirà con la sua squadra la prossima stagione. Sì, sì, sono molto contento di questo. In settimana gli altri tre elementi Vettori aveva già fatto. Ho parlato ai direttori, si sono messi d'accordo e io sono estremamente contento. Come si prepara questa partita di Pineto? Tra l'altro c'è un vantaggio non solo psicologico, perché basterebbe anche una sconfitta con un gol di scarto, però io non credo che l'Arezzo di Indiani faccia calcolo. Noi andiamo a fare la partita come abbiamo fatto domenica al Giana, è chiaro, sapendolo, perché è ovvio che è giusto saperlo, è un'opportunità in più, però non certamente a stare di vabbè dai, stiamo bassi, aspettiamoli sempre, ci basta perdere un gol di scarto, sarebbe un modo per perdere un 2 gol di scarto. Ecco, un avversario che lei già conosce per i trascorsi di Coppa, ecco, c'è anche una piccola rivalsa rispetto a quella eliminazione? No, ma non nei confronti loro, assolutamente, un po' di rammario per come siamo stati eliminati, ecco, per la squadra che all'epoca fummo costretti a mettere in campo, un sacco di infortuni, ecco, una trasferta importantissima di Avorano che leggevo dopo. Ma è vero che lei avrebbe preferito continuare il cammino in Coppa? Sì, vedendo il calendario, come è andato il Pineto, praticamente ha fatto una trasferta sola e nel turno di riposo di campionato, sicché non è che ci mandava all'aria tutta la nostra programmazione settimanale, il rammario è doppio anche per quello. Magari lei potrebbe riavere un cambio in difesa, però gli uomini contati a centrocampo. Sì, siamo più o meno quelli di domenica scorsa, sì, spero di recuperare Polvani e avere un cambio in più in difesa, poi gli altri siamo gli stessi.